Allora, gentilissimo pubblico, gentilissime signore, gentilissimi signori, buongiorno. Qui è Sandro Salidu da Radio Discussione con Parola Mia, l'arte a 360 gradi. Il programma è irradiato nel web, solo nel web. Oggi, come ospite d'eccezione, lui, Giovanni Cardone. Prego, Giovanni. Buongiorno Sandro, buongiorno a tutti gli ascoltatori del web. Oggi volevo parlare delle Costituzioni. Partendo dalla Costituzione del 1799, si parla tanto della riforma costituzionale. C'era Vincenzo Cuoco, il quale diceva: le rivoluzioni, o meglio, le Costituzioni, sono simili alle vesti. È necessario che ogni individuo, che ogni età, ciascun individuo abbia la sua propria, e la quale, se tu vorrai dare ad altri, starà male. Le costituzioni si debbono fare per gli uomini, quali sono e quali eternamente saranno, pieni di vizi, pieni di errori. Perché è credibile che essi vogliano disporre qua le loro costituzioni, che io reputo una seconda natura per seguire le nostre intuizioni, che io credo arbitrariamente, quindi variabili. Questo sarebbe ragionevole, un calzolaio che pretendesse, quindi accanitamente, di far calzare il piede al proprio cliente, quindi su una scarpa fatta da lui, sarebbe un presuntuoso. E così capita anche per le Costituzioni. Così Vincenzo Cuoco, primo storico della rivoluzione napoletana, parla del 1799, della quale era stato il tempo stesso un critico implacabile, non meno che un cittadino locale efficacemente, quindi sintonizzato e che aveva nel contempo aspramente da cronista criticato e quindi dato un proprio giudizio costituzionalmente discusso e approvato a Napoli, poiché mesi della proclamazione delle repubbliche sorelle della Francia dittatoriale ricalcava in modo alquanto evidente il modello della Costituzione che si andava. E questo capitò anche per la Costituzione cisalpina, quindi questo è perpetrato per le altre Costituzioni date in Italia, quindi anche dalla Costituzione fatta da Umberto I di Savoia. Quindi certamente anche loro hanno parlato e hanno copiato le Costituzioni, anche la nostra Costituzione attuale è ricalcata, quindi tutti gli uomini sono uguali, quindi dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Questo per dire che prossimamente noi ci troveremo nel bivio del decidere questa riforma costituzionale, la quale però io penso che ognuno di noi deve avere la coscienza di critica e storica prima di andare a votare. Questo ce lo insegnano dal 1799 in avanti, che le Costituzione le fanno gli uomini le copiano e, come dice Vincenzo Cuoco, hanno i loro vizi e quindi nel contempo i loro pregi e i loro difetti. Quindi vi auguro a tutti buona giornata. Grazie a te Giovanni, ci sentiamo tranquillamente la prossima settimana. Invece per il fedelissimo pubblico di questo programma, ci sentiamo domattina. Signore,
Signori, bye bye and bye. Ciao, buona giornata, buon pranzo, bye bye.